Buongiorno, iniziamo quest'anno con un ripasso. Ci rivediamo alcuni dei concetti visti l'anno scorso, in modo ahimè veloce, adesso l'anno scorso non visti bene, per poi cominciare con il programma dell'anno. In particolare, abbiamo visto i principali concetti della cinematica e della dinamica, che vengono raggruppati sotto la disciplina meccanica. Perché il primo fenomeno fisico che si studia, classicamente ma anche adesso, è il moto, che è il fenomeno fisico più semplice e con cui tutti hanno a che fare continuamente. Einstein diceva non c'è niente succede nell'universo senza che qualcosa si muova. Lo studio del moto è diviso in due parti, anche questo classicamente. La cinematica studia le forme del movimento, la dinamica l'interpretazione del moto, cioè il come mai quel tipo di moto ha quella particolare caratteristica. D'accordo? E abbiamo visto l'anno scorso che per studiare qualsiasi moto è necessario il concetto di sistema di riferimento. Cioè, se dico che un oggetto si muove, riferisco questa frase a un altro corpo preso a riferimento. Dico che il treno si muove sulla rotaia perché lo riferisco alla posizione della rotaia, meglio ancora alla stazione di partenza o di arrivo, okay? E rispetto a quello riferisco il moto. Per sistema di riferimento si intende in generale un insieme di corpi utili a descrivere la posizione e quindi il moto di qualsiasi altra cosa che ci interessi, ovviamente. D'accordo? Quindi questo sottintende il concetto di posizione, cioè un set di coordinate, una se mi muovo lungo in traiettoria curva, due nel piano, tre nello spazio, utili a individuare la posizione. Se queste cambiano nel tempo, allora dico che il corpo si muove. Ok? Dopodiché abbiamo visto diversi tipi di moto. Il primo che abbiamo visto è il moto rettilineo uniforme. Che è un moto in cui la traiettoria è una porzione diretta e la parola uniforme sta a indicare che la posizione dell'oggetto cambia con una rapidità costante. La rapidità con cui cambia la posizione normalmente si chiama velocità. La posizione è legata al tempo da quella che abbiamo visto essere la legge oraria e nel caso del moto rettilineo uniforme questo comporta che la legge oraria è normalmente una retta. Sul piano cartesiano il grafico della legge oraria è una retta e la pendenza della retta, questo angolo, è legato alla velocità. La tangente goniometrica dell'angolo alfa è numericamente uguale a v, in quanto è uguale a lo spostamento, variazione di posizione, durante, diviso per l'intervallo di tempo necessario a far variare la posizione. Se questo è vero, allora scrivo qua sotto la legge oraria
cioè il legame tra posizione e tempo, ha un'espressione di quel tipo: posizione iniziale per velocità per tempo trascorso. Ok, questa è la posizione x quando t è minimo. Se la posizione iniziale non è presa al tempo nullo, allora la legge si modifica leggermente in quel modo lì. Il tempo trascorso non si riferisce a zero, ma a un istante iniziale. Se viceversa non posso dire che la velocità è costante, allora un modo per caratterizzare di quanto cambia la velocità è l'accelerazione. A misura la variazione della velocità rispetto al tempo trascorso. Un caso semplice di moto non uniforme, i moti non uniformi si chiamano moti vari, un caso semplice di moto vario è il moto uniformemente accelerato. Cioè dove l'accelerazione è costante. Se l'accelerazione è costante, allora, analogamente a quanto fatto per il moto uniforme, si può ricavare l'espressione che vi dà la velocità in funzione del tempo, cioè velocità iniziale più accelerazione per il tempo trascorso. Anche in questo caso, nel grafico velocità-tempo, la pendenza del grafico è una retta e la pendenza di quella retta è l'accelerazione. È numericamente uguale all'accelerazione. Un pochettino più complicata la legge oraria, che non è più una retta. La posizione in funzione del tempo è data da posizione iniziale più velocità iniziale per tempo trascorso più metà dell'accelerazione per il tempo trascorso al quadrato. In questo caso quindi la forma funzionale della legge oraria indica che il grafico è una parabola e del tipo y uguale a x alla seconda più bx più c, e la concavità della parabola è legata all'accelerazione. Se il moto è accelerato positivamente la concavità è verso l'alto, se il moto è frenato o decelerato la concavità è verso il basso. Ok? Poi c'è un'altra legge, sempre del moto vario, che ci interessa, il moto fermamente accelerato, che è molto utile, che è ricavata dalla fusione di queste due, che è quella che lega velocità, accelerazione e posizione, che è la seguente: il quadrato della velocità è uguale al quadrato della velocità iniziale più due volte l'accelerazione per lo spostamento. Questa è utile per risolvere tutti i problemi dove il tempo non è necessariamente noto. E in realtà la sua utilità principale è legata al fatto che questa viene utilizzata per introdurre successivamente l'energia cinetica. Ok? Poi abbiamo visto un caso particolare di moto non uniformemente accelerato, cioè un moto ad accelerazione variabile, che è il moto armonico. Armonico semplice per essere esatto. Sistema armonico, moto armonico semplice, in moto durante il quale l'accelerazione
cambia con la posizione e col tempo, ma rispetta questa relazione. L'accelerazione è direttamente proporzionale alla posizione con una costante di proporzionalità che è negativa, indicata da meno omega quadra. Quando questo accade, parlo di moto a vento. E abbiamo visto che, se questo è il caso, la legge oraria è il coseno del tempo, la velocità vale come meno omega x0 da t, e l'accelerazione ovviamente è meno omega quadro x0. Sia la posizione che la velocità che l'accelerazione dipendono dal tempo, non è un moto uniformemente accelerato. Va detto anche che, dipendentemente dall'istante iniziale, questa legge potrebbe essere una cosinusoide del tempo oppure una sinusoide del tempo. Il moto rimane comunque armonico. Esempi di moto armonico sono il moto del pendolo se l'ampiezza delle oscillazioni è sufficientemente piccola, oppure il moto di un corpo sospeso a una molla, posto che l'ampiezza non sia tale da deformare irreversibilmente la molla. D'accordo. Ah, dimenticavo il moto circolare. Finché abbiamo parlato di moti continui, il moto circolare è un esempio molto utile di moto dove la traiettoria non è una porzione diretta, e questo è fondamentale perché è il prototipo del fenomeno, il prototipo di tutti i fenomeni periodici, consente di introdurre concetti che si usano poi in tutti i fenomeni periodici, come periodo, frequenza, velocità angolare, accelerazione centripeta, eccetera. La omega lì è parente stretto di questo. Ok? Questo grosso modo che abbiamo visto di cinematica. Una parolina ancora sul fatto che se mi muovo su una retta o su comunque una curva mi basta una coordinata, si muove nel piano me ne servono due, si muove nello spazio me ne servono tre, e nel piano e nello spazio le posizioni diventano vettori, cioè segmenti orientati. Il vettore è una grandezza che è caratterizzata è descrivibile come una freccia, quindi ha una lunghezza, una direzione che è la retta sulla quale la freccia si trova, e un verso che ti dice quale delle due estremità è l'origine e quale è la punta. Tutte le grandezze fisiche che dipendono da una direzione di un verso vengono descritte da vettori, e sono tante: posizione, spostamento, velocità, accelerazione, sono tutti vettori. Non è un vettore invece la massa, non è un vettore il tempo, non è un vettore il volume. Quando una cosa non è un vettore si chiama scalare, che è caratterizzata quindi da un unico numero col suo segno, ma comunque da un numero solo. Okay? Invece un vettore, la posizione, è in realtà tre linee nello spazio o due nel piano. Tutto chiaro?
Detto questo, passiamo a rivedere il concetto della dinamica invece. Posso cancellare? In questa lavagna c'era sintetizzato quanti? 5 mesi, 6 mesi di scuola, di corso, incredibile, la potenza della matematica, che è molto sintetica. Dopo aver visto l'anatomia del moto, vediamo la fisiologia del moto. Com'è che funziona così? E qui mi pare. Probabilmente la più importante opera scientifica mai scritta, I principi di Newton, è la chiave per interpretare il moto. E il concetto principe, anche se non era nuovo neanche all'epoca, è il concetto di forza. Che è un vettore. E la relazione tra la cinematica, cioè il moto, e l'interpretazione del moto, che avviene tramite il concetto di forza, si fonda su 3 principi, 3 leggi dedotte dall'esperienza, con grande acume, perché tante esperienze apparentemente indicano il contrario, sulla quale si basa il lavoro attuale di qualsiasi architetto e ingegnere meccanico. Primo principio della dinamica. Se non intervengono forze, non cambia lo stato di moto, detto che più terra-terra non si può. Cioè, se a un oggetto posso dire che vale questa relazione, cioè se la somma delle forze applicate, questo risi sta per risultante, la somma vettoriale di tutte le forze applicate dà come risultante 0, allora e solo allora la velocità è costante, oppure è sinonimo, l'accelerazione è 0. Il corpo permane in uno stato di moto costante in senso vettoriale, cioè la velocità rimane costante in intensità, direzione e verso. È l'unico moto che ha velocità in direzione e verso costante, il moto è in linea uniforme. Questo è controintuitivo, perché perché se io lancio il libro sul tavolo, questo dopo un po' si ferma. Però è vero questo per il libro? No, perché sul libro, quando io lo mollo, continuano ad agire delle forze. 2 forze essenzialmente, l'attrito radente tra la superficie del libro e il tavolo e l'attrito viscoso con l'aria. E la loro azione è una forza frenante, cioè che tende a ridurre la velocità finché non si ferma. Se idealmente cancellassi l'attrito, il corpo non si fermerebbe. Tutto chiaro?
secondo principio, che succede se questo non è vero? Se la forza risultante non è nulla, allora la forza è la causa della variazione di stato di moto. Ora, sui libri di testo si trova questa relazione. La forza è proporzionale alla causa dell'accelerazione e ad essa proporzionale tramite una costante che si chiama massa. In quanto tale, la massa è una misura dell'inerzia. Se applico una data forza a un oggetto poco massiccio, questo draghetto, la sua accelerazione è grande, perché la sua massa è piccola. Se applico la stessa forza al libro, l'accelerazione è più piccola, perché la sua massa è grande. La massa è una misura dell'inerzia. Per inerzia intendiamo la difficoltà, quanto un corpo si oppone, tra virgolette, a cambiare stato di moto. Ok? In realtà, il secondo principio della dinamica è stato formulato in questo modo. Newton diceva che la rapidità con cui cambia il momentum, l'ho chiamata, è una contrazione dal latino movimentum, che noi traduciamo come quantità di moto, che è il prodotto tra massa e velocità. Questa è la formulazione del secondo principio della dinamica, tuttora utilizzato. I due coincidono solo per i sistemi a massa costante. Se un oggetto mentre si muove perde massa, l'equivalente per A non è più applicabile. Terzo principio. Le forze non vengono mai da sole, come i guai. Qualunque azione, se io adesso non lo voglio fare, ma insomma, se io dessi una botta su questa di plastica, certo, danneggio la superficie della plastica, ma mi faccio anche male. Applico una forza, ma anche la subisco. Qualsiasi azione è accompagnata da una reazione della stessa intensità. Tot newton applico, tot newton subisco. Stessa direzione, i due vettori sono paralleli, ma verso opposto. Se io spingo il tavolo verso il muro, il tavolo spinge me dall'altra parte. Non posso spingere senza essere spinto. La natura è molto democratica in questo. Tutti hanno lo stesso destino, stesso trattamento. Supponete che io prendo e lancio il sasso da quella parte, accelero il sasso o il gesso e quindi applico una forza sul gesso che si muove rapidamente, mentre io sto praticamente fermo. Questa è una violazione di questa legge. No, perché? Perché abbiamo masse diverse. Applicando la stessa forza al gesso, che è una massa molto piccola, ottengo un'accelerazione grande. La stessa forza applicata a me, che è una massa, ahimè, molto superiore del gesso,
magari forse un po' di meno. L'accelerazione è molto piccola e comunque quell'accelerazione viene compensata dall'attrito dei miei piedi col pavimento. Non è sufficiente a mettermi in moto. E se io prendo il libro e lo spingo con una forza troppo piccola, il libro non si muove, perché l'attrito tra superficie del libro e tavolo resiste a questa forza. Se è piccola, il libro non si muove. In assenza di attrito, qualunque forza applichi, il libro si muove. In presenza di attrito, il libro si muove solo se la forza supera una certa soglia, che si chiama forza di attrito statico. Ok? Quindi, se conosco le forze applicate a un oggetto, posso calcolare la sua accelerazione. Conoscendo la sua accelerazione, posso conoscere il suo moto utilizzando le leggi orarie che abbiamo appena visto. Questo, con la cinematica che abbiamo visto, si può fare, cioè per quanto ne sapete adesso, solo se l'accelerazione è o costante o proporzionale alla posizione con la costante negativa. Pochi casi molto semplici. In realtà, qui dentro, Newton costruisce una matematica che è in grado di rispondere a di risolvere questo problema qualunque sia la forza e quindi qualunque sia l'accelerazione. Non posso limitarmi a un caso semplice in cui l'accelerazione è costante. Se l'accelerazione non è costante, devo e voglio comunque essere in grado di costruire la legge oraria, di sapere come il corpo si muove. Questa esigenza, questo bisogno è il motore che ha portato all'analisi matematica. Il più potente strumento di conoscenza mai creato dalla mente umana. E questa in realtà è un'equazione che non è algebrica, perché questo delta e questo delta sono degli infinitesimi, sono delle derivate, quindi è un'equazione differenziale, la cui soluzione non è un numero come nelle equazioni algebriche, non è un angolo come nelle equazioni geometriche, ma è una funzione. Ciò che mi interessa è una funzione, è una legge oraria. Risolvere l'equazione del moto o il principio della disponibilità dinamica significa trovare qual è la legge oraria, come è legata a posizione al tempo. E il corso di matematica di quest'anno mira a darvi questo strumento, almeno nei suoi principi base. Detto questo, gli stessi principi, cioè i principi della dinamica, possono essere utilizzati per riformulare le stesse leggi in un altro modo. In parte un personaggio di questa storia l'avete già visto. Posso riformularle, ripeto, esprimerle in termini di leggi di conservazione. Se metto insieme la terza legge della dinamica e il concetto di quantità di moto, allora con un minimo di algebra vedo che se ho un sistema di corpi, esempio classico, i due carrelli che collidono, i corpi che si scontrano, ognuno subisce una forza perché cambia stato di moto a causa dell'altro.
Se li considero come parte di un unico sistema, le forze esterne al sistema, cioè la forza peso e la reazione vincolare della rotaia su cui viaggiano i carrelli, danno risultante nulla, perché verticalmente non c'è moto. Se il risultante non fosse nulla, si accelererebbero verticalmente. In queste condizioni, se le forze esterne al sistema danno risultante nulla, allora la quantità di moto totale, cioè la quantità di moto del primo corpo più quella del secondo corpo, è costante. E si conserva la quantità di moto totale. Questo non è altro che un altro modo di esprimere il terzo principio della dinamica. E questo, guardate bene, è un principio che va oltre la dinamica classica. Avete sentito forse qualche volta dire che la fisica contenuta nei principi e le sue conseguenze hanno ceduto il passo a altri ambiti, perché se andiamo modo a applicare questa idea del mondo a livello atomico o subatomico, succedono cose che non funzionano, va in contraddizione con quanto osservato. La dinamica classica non descrive il comportamento atomico, ma questa legge vale anche a livello atomico e subatomico, quindi è più profonda di questo. Ci sono particelle elementari come il neutrino che sono state predette, cioè la cui esistenza è stata predetta utilizzando questa regola. In laboratorio uno vede la traccia di una particella, poi vede che questa viene deflessa, però qui non vede niente. Che significa? Significa che ha subito una forza, la sua quantità di moto è variata. In che modo? Beh, uno fa i calcoli e vede di quanto è variata. Che cos'è che potrebbe averla fatta variare? Un'altra particella che si è scontrata con lei. In base a cosa succede qua, lui dice, beh, questa particella che doveva essere lì deve avere questa massa, questa quantità di moto, queste caratteristiche. L'hanno chiamata neutrino. È stata osservata diversi anni dopo. La conservazione della quantità di moto, quindi, è più forte e più profonda della fisica di Newton. Vale anche a livello atomico e anche a livello relativistico, attenzione, quindi è sopravvissuta a due rivoluzioni scientifiche, la meccanica quantistica e la relatività. Ok? Quindi i principi di conservazione sono uno strumento più potente dei principi della dinamica. Domande? Un'altra conseguenza, un altro concetto a cui si può arrivare utilizzando i principi, è uno degli effetti delle forze, che è il lavoro e l'energia. Se applico una forza e sposto un oggetto, posso dire che questa forza produce un lavoro. Il lavoro è uno scalare, cioè un numero, non è più un vettore, ed è dato dal prodotto vettoriale scalare tra la forza e lo spostamento, se la forza è costante. Se la forza non è costante, questa legge cambia di fisionomia, lo vedremo un pochino più avanti, e questo spostamento diventa un differenziale, cioè qualcosa di infinitesimo. Lo si prende talmente piccolo che nel corso dello spostamento la forza non è cambiata di tanto. Questa che sembra un'approssimazione in realtà è una legge esatta, che dà conseguenze esatte. Esatte nel senso che sono riscontrabili, misurabili e verificabili. Associato al concetto di lavoro c'è il concetto di energia. L'energia è uno scalare e
dire che un corpo possiede una certa energia significa dire che è in grado di svolgere un determinato lavoro. A seconda del tipo di forze coinvolte, l'energia può assumere diverse caratteristiche. La più semplice di tutte è l'energia legata al movimento, l'energia cinetica. È data da un mezzo della massa per la velocità al quadrato del corpo. Per il fatto stesso che il corpo si muove, possiede una certa energia ed è in grado di svolgere un certo lavoro. Vale la seguente legge: il lavoro della forza è uguale alla variazione di energia cinetica. Il lavoro prodotto da una forza ha l'effetto di cambiare l'energia cinetica di un oggetto. Attenzione, mentre questa definizione di lavoro è rigorosa solo se la forza è costante, questa è valida qualunque sia la forza coinvolta, anche se la forza è molto variabile. Ok? Sta per suonare la campana, però ci fermiamo qua. Meditate su questo, se qualcosa non vi ha ricordato, avete dei dubbi, me lo chiedete la prossima volta.